Barbera d'Alba, Pilade. Questo è un vitigno presente praticamente in ogni area del Piemonte e non solo. Il nome pare derivi da un cavallo usato per il Palio di Asti, da barbero, che significa scalpitante. Dal 1275 presenta un vino nei documenti con vari sinonimi, ma per il nome proprio Barbera bisogna aspettare il 1514. Il tuo Barbera si chiama Pilade. Per quale motivo? Il Barbera Pilade abbiamo pensato di intitolarlo con il nome del vecchio proprietario di questo vigneto. Il signor Pilade, o Monsieur Pilade, era un nobile di Lamorra, un aristocratico di Lamorra che aveva diverse proprietà nel comune, fra cui un piccolo vigneto e negli anni è stato acquistato poi da mio papà. Mentre ci gustiamo un po' di panorama, ricordiamo che il Barbera, declinato al maschile, si intende il vitigno, mentre al femminile si indica solitamente il vino. Da queste parti si dice che la Barbera baroleggia. Comunque qui la classica acidità del Barbera viene un po' domata. Infatti i terreni diversi rispetto al Monferrato donano un po' più di grassezza. La nostra Pilade, da vigneti anche vecchi di 45 anni, gode di un affinamento in legno grande di circa 6 mesi. Il rosso rubino è vivo, lucido, la mora è evidente. Frutto sì, ma la sua acidità è sempre presente, anche se piuttosto vellutata. Ottima sapidità, rimane comunque un vino da moderato invecchiamento, eh? La morra quindi, frazione annunziata, non solamente Nebbiolo e Baroli, ma cani, pecore, gazze, vignaioli e rompiscatole, in perfetto ordine.